see the world. I see it in your eyes, I see a smile. It lights the world tonight, I see the light. It lights a thousand lives when we look down, we're on the ground. So we spread our wings and we fly. Direi che possiamo partire. Fabrizio farà da padrone di casa e vi intervisterà. Tenete presente che giovedì prossimo faremo sempre la serata a chiusura con crescentine affettati gratis e faremo una minestra sempre, tanto per stare in compagnia. Bene, te ci sarai, va bene. Ciao a tutti, grazie di essere intervenuti. Allora, questa sera abbiamo due argomenti, se posso dire, opposti, però dello stesso interesse. Giovane autrice Sara Briani. Buonasera. E Alessandro Goldoni. Buonasera. Dunque, comincerei per cavalleria, se Alessandro non si offende, con Sara Briani e il suo libro edito da Arduino Sacco Editore, Libera di volare come una farfalla. Allora, una storia per certi aspetti sicuramente dura, cruda, e tratta temi molto difficili, se vogliamo, e reali. E ti chiedo appunto di farci un sunto della trama e di dirci un pochino come ti è venuta appunto l'idea di scrivere questo libro impegnativo e sicuramente però suscita anche interesse, perché tratta di un argomento che forse dovrebbe essere sempre più approfondito. Sì, grazie Fabrizio. Allora, il mio libro intanto è una favola, quindi non è una storia autobiografica, è una storia come tante altre, è nata chiaramente da frutto di sensazioni provate. E il filo conduttore è una malattia che purtroppo esiste anche tanto e cioè è in continuo aumento, ed è la malattia di Alzheimer, e che chiaramente, come tutti saprete, è una forma di demenza che colpisce, in teoria si pensava che colpisse persone molto anziane, in realtà può accadere anche a persone giovani. Però ecco, non è che sia un libro drammatico, il filo conduttore è questa malattia. Poi chiaramente io ho costruito una storia, un romanzo, della storia di una donna che poi appunto è affetta da questo morbo, e della sua storia, quindi ci sono salti temporali nel passato, però la malattia in realtà viene vista dagli occhi della figlia di questa persona. C'è un contorno anche della vita della figlia stessa e di come affronta questo cambiamento. Il cambiamento è dovuto appunto dal cambiamento di personalità, perché questa è una malattia che ti fa morire lentamente, quindi è un lungo addio, una spersonalizzazione sia dell'anima che anche dell'aspetto psicofisico. Il fatto che, ecco, faccio un attimo un riferimento al titolo e alla figura del mio libro. E la farfalla in questo caso rappresenta un po' la metamorfosi, che nella malattia purtroppo è una metamorfosi negativa, ma lo scopo della mia storia è quella di far cogliere, quindi a chi legge, e anche gli aspetti, possiamo dire, positivi di quello che un trauma del genere può comportare. Quindi c'è un messaggio, ecco, anche felice, diciamo, in tutto ciò. Vado avanti, vuoi intervenire? No, ti volevo chiedere appunto la copertina, tu hai parlato della copertina prima, della farfalla. Ecco, è interessante, se tu ci puoi raccontare questo aneddoto di come è nata questa copertina. Allora, ecco, vado avanti nel dire che sì, purtroppo di felice in realtà in una malattia del genere c'è poco, ma vorrei, ecco, lanciare un messaggio positivo, perché una malattia così ti può portare comunque
a vedere la vita nella sua essenza, quindi veramente ti fa capire che il tempo è poco, quindi la farfalla che vive pochi istanti, ma sono istanti comunque importanti, sono istanti vissuti pienamente. E tu vuoi che io racconti il perché della fotografia? Ma no, in realtà la foto, cioè questa è un'immagine che ho scattato io per caso, perché io non sono una fotografa, mi è venuta bene in quanto sì, è l'immagine di una farfalla che mi si è posata di fronte in un parco e qualche notte prima, quando stavo pensando alla copertina del mio libro, in casa mi è apparsa una farfalla veramente. E quindi io da lì ho associato, insomma, che fosse un messaggio, sì, e ho detto no, la devo fare io la foto al mio libro, che di solito, ecco, mi appoggio a fotografi veri, non mi improvviso io. Però insomma, ecco, un messaggio, visto che questo è un libro a cui tengo molto, in quanto sono sensazioni che ho provato davvero, perché io in famiglia ho un malato di questa malattia. E però, ecco, ripeto, non è una storia autobiografica, non è la mia storia. Tra l'altro, dico, adesso passando a un discorso più di carattere generale, allora, questo è il tuo secondo romanzo. Io sono rimasto molto colpito di una cosa nei tuoi romanzi, proprio della spontaneità, della genuinità e dell'immedesimazione che si può trarre dalle tue storie, nel senso che tu hai detto che comunque non ci sono cenni autobiografici assolutamente, però secondo me anche nel tuo libro precedente, che trattava appunto di una storia d'amore adolescenziale, sono comunque argomenti che appartengono a tutti, a mio avviso, cioè tutti siamo stati adolescenti, tu riesci a trattare con leggerezza e anche con le difficoltà che si provano a una determinata età, appunto questi temi. E ti chiedo, la tua professione, possiamo dirla, è insegnante di scuola primaria. Io ti volevo chiedere se in un certo senso per la tua attività di scrittrice questa professione ti ha dato una sorta di ispirazione oppure no, ecco. Sicuramente ho un po' la mano allenata nello scrivere e anche l'occhio attento chiaramente per quello che è l'italiano, insomma, leggo velocemente, riesco a cogliere così le parti essenziali magari di un discorso, di un testo, e quindi sì, sicuramente sono stata, ecco, agevolata in questo senso. Però non scrivo, ecco, magari racconti destinati proprio all'età infantile. E questi sono storie che mi nascono dal cuore, come così, come se le avessi proprio dentro e volessi trasmettere un messaggio a chi le legge. Dopo che le ho scritte mi sento meglio. Poi anche se rimangono lì, non lo so, l'importante è averle gettate. Quindi la tua scrittura è una scrittura d'impeto, sostanzialmente. Ecco, volevo anche chiederti appunto come nasce una tua storia, cioè qual è la scintilla che fa partire tutto il racconto, da come nascono i tuoi personaggi, se c'è comunque una ricerca del personaggio, se appunto fai... ti riferisci appunto a persone reali oppure sono frutto di fantasia? Com'è questa tua ricerca? Allora, chiaramente i personaggi, essendo sempre tutti inventati, hanno comunque qualche piccola caratteristica che magari solo io posso notare o chi mi conosce davvero a fondo, perché normalmente, ecco, chi scrive ha sempre l'idea in testa di come voler creare il proprio personaggio, però si rifà anche dalle proprie esperienze, quindi magari cogliendo la caratteristica di una persona, mischiandola a quell'altra. È quello un po' il bello, no? Lo scrittore è un po' un giocoliere che fa la magia dentro la sua testa, e il bello è proprio che questa magia si tramuta poi in qualcosa di concreto, che è il libro e la storia. Il fatto che sì, non è autobiografico perché non tratta comunque la mia storia o quello che ho vissuto io in prima persona, ma ci sono sicuramente dei, come già ho detto anche prima, delle sensazioni provate, come anche nell'altro libro, che io avevo proprio la necessità
di buttare fuori. Ecco, quando mi hai chiesto appunto come mai che inizio a scrivere, da cosa nasce tutto ciò, nasce da qualcosa che proprio ho dentro. Non è che penso adesso devo scrivere quella storia. Metto tutto insieme, butto giù e poi alla fine capisco che è nato un racconto con una trama. Ecco, mi hai dato lo spunto per un'altra domanda, infatti c'è due libri, due romanzi all'attivo. Ti chiedo appunto la differenza che c'è tra il primo e il secondo, ma non a livello di storia, a livello proprio di... si dice sempre che uno è affezionato in ugual misura ai propri figli. Però ti chiedo se c'è, nel secondo hai riscontrato anche tu stesso una sorta di crescita artistica, oppure cioè hai comunque cercato di stare su un genere un po' diverso, insomma, che cosa hai provato, cioè qual è la differenza tra il primo e il secondo romanzo? Allora, senza dubbio il secondo l'ho scritto in maniera molto più sciolta, più di getto, l'ho riletto chiaramente, non solo io, però sono stata anche più veloce, è stato più di impulso, trattandosi appunto di un argomento abbastanza forte, è stato meno ragionato. Il primo è un romanzo, a parte che come consistenza è anche più lungo, quindi ci ho messo più tempo. E il primo l'avevo nella mia mente da una decina d'anni almeno, proprio perché parla di una storia adolescenziale, quindi l'ho così, come si dice, macchinato, ecco, nel tempo, e poi ecco, ho impiegato un po' più di tempo a scriverlo. È stato più riflettuto, più ragionato, ecco. Mentre questo, così, l'ho scritto, mi sono anche stupita di alcune cose. Non lo so, è come se a volte non mi sembrava di non averle neanche scritte io. Ti chiedo se ci sono, se esistono, è un tuo genere personale di scrittura, oppure se ci sono delle fonti ispiratrici, cioè che cosa legge Sara Briani? Io in realtà leggo un po' di tutto, ma dipende dai periodi. Ne parlavamo prima, d'estate ad esempio divoro romanzi anche molto leggeri, sotto l'ombrellone, per rilassarmi. Poi a seconda del periodo di vita che sto passando, mi interesso di alcuni generi che vanno dal drammatico, forte, al fantasy, all'horror, un po' tutto sinceramente. Quindi avresti anche voglia di cimentarti per un terzo romanzo in un genere completamente diverso? Ecco, non lo so, sai, non lo so, perché leggere è una cosa, scrivere è un'altra. Tipo, ecco, il romanzo di questo mio nuovo collega, io non so se sarei in grado di scriverlo dopo qui. Perché... Io penso che non sarei in grado di scrivere questo, perché... ma sicuramente che tu riusciresti a scrivere questo. Non lo so, una storia mi deve nascere, mi deve balenare in testa. Ad esempio, questo è un genere diverso da quello del mio primo libro, sì. Però alla fine l'ho comunque romanzato e c'è anche un piccolo accenno all'amore, piccolino, ma... Sì, perché io ritengo che comunque l'amore sia un po' il motore, che... amore non per forza come amore di coppia, anche, però l'amore come sentimento, sì perché... sono un tipo un po' romantico, lo ammetto. Sì, perché poi tu stessa prima dicevi che cerchi anche di trattare un minimo l'aspetto positivo, una sorta di rivalsa, una sorta di comunque scintilla, di luce, di speranza. Ecco, bravo, mi hai rubato la parola di bocca, la parola era proprio la speranza. Sì, io non riesco, adesso non voglio svelare se ci sia lieto fine o no. Però sembra quasi che l'abbia già svelato, lo so. No, in realtà, vabbè, la malattia che tratto non ha lieto fine, perché proprio è una malattia che non è guaribile, quindi lì non c'è. Però c'è una speranza così che la vita di chi resta, insomma, va avanti, vale la pena di essere vissuta, vale la pena di lottare, e soprattutto alcune malattie o alcune situazioni negative, ecco, non debbano segnare per forza la fine di tutto. In questo caso la negatività è portata da una malattia, ma nella vita c'è di tutto. Tante cose ci abbattono, ci deprimono,
e ci fanno così ogni tanto pensare che non abbiamo più voglia di impegnarci in niente. A volte invece quando accadono delle cose così drastiche e pesanti c'è il detto che dice, cioè, qual è il detto, aiutami, quando tocchi il fondo, si può solo risalire. Adesso prima di congedarmi a te volevo farti una domanda per certi aspetti un po' provocatoria che vorrò fare anche a lui, però ecco, lui non dovrebbe sentire adesso perché sennò dopo la sa già se la prepara, si prepara la risposta. No, volevo chiederti, ecco, perché allora che cosa vuoi comunicare con questo libro? Perché io da lettore dovrei leggere il tuo libro? Volevo aiutarmi dando un'occhiata, certo. Magari... Anzi, se vuoi leggere anche... Ma sì, in realtà avevo... non mi piace, ecco, dilungarmi a leggere chissà quanto, però... leggo solo proprio una... Ecco, una frase che identifica un po' il messaggio che vorrei trasmettere. E, come ho detto prima, allora, la malattia di cui parlo, l'Alzheimer, è una malattia che ti spersonalizza, ma questo non vuol dire che anche se è una morte lenta si muoia immediatamente. È un po' un ritorno alla fase del neonato, ecco, diciamo così. La persona ritorna indietro fino proprio alle basi, all'inizio. E spesso il termine comunicare viene inteso come sinonimo di parlare, ma dimentichiamo che in verità si tratta di una capacità più ampia, in grado di trasmettere agli altri informazioni, idee ed emozioni utilizzando canali diversi, le parole ma anche lo sguardo, le espressioni del volto, i gesti delle mani o il tono della voce. La comunicazione non verbale, con l'aggravarsi della malattia di Alzheimer, che gradualmente cancella le capacità di comprensione e di espressione verbale, diventa quindi uno dei canali privilegiati. Quindi il malato non è più in grado non ha i mezzi, ecco, per tradurre quello che pensa, ma l'emotività rimane. Quindi questo è proprio il messaggio più importante che vorrei lanciare. Magari dopo ti torturiamo ancora un po'. Allora, passiamo adesso, facciamo un salto temporale per così dire. Andiamo un po' avanti nel tempo, precisamente nell'anno 2029, con la fantascienza, la reale fantascienza, mi piace dire così, di Alessandro Goldoni e del suo romanzo edito da Mursia. Ecco, l'aspetto interessante di questo romanzo, perché si tende forse a anche sopravvalutare certe volte la parola fantascienza. Allora, sicuramente ci sono certi aspetti in questo libro che, tra cui alcune invenzioni di questo futuro molto prossimo, che a me personalmente hanno divertito tantissimo e non sono lontane dalla realtà, però l'idea di base, di questa ne parlerai tu, non è fantascienza, perché tu stesso hai detto in un tuo precedente intervento, mi ricordo, che effettivamente l'idea di base della quotazione in borsa di determinate cose è già successo, cioè non in borsa ma un qualcosa di simile, vero? Sì, forse bisogna un attimo... Sì, no, ce la faccio che uso la mano sana. Dunque, intanto spieghiamo un attimo il perché di questo titolo, no? 2029 è un titolo che si richiama un po' a George Orwell, non so chi di voi ha letto 1984, che è forse uno dei romanzi più classici della fantascienza, è scritto addirittura negli anni 30, quindi 50 anni prima del titolo. Il mio è una fantascienza, come hai detto giustamente, più vicina, nel senso che 2029 fra 17 anni. Il 29 non è un caso, nel senso che oltre a un richiamo a George Orwell c'è anche un richiamo al 1929, che fu l'anno della Grande Depressione, la madre di tutte le crisi che portò poi alla Grande Depressione. Sì, tu dici non è un romanzo di fantascienza, che è una fantascienza che è già qui. È vero, nel senso che io ho finito di scrivere questo libro qualche mese fa, quando la realtà superava la fantasia, cioè succedevano cose incredibili, voglio dire, a parte
l'affacciarsi nel vocabolario comune di parole mai sentite come spread, a parte l'improvvisa accelerazione, no, di cronache economiche di vari paesi che da un momento all'altro rischiavano di andare in fallimento per colpa, no, dei mercati, un giorno non sì, un giorno no, ci alzavamo e ci alziamo ancora oggi per scoprire cosa hanno deciso i mercati, se dobbiamo fallire oppure se quanto potremo vivere ancora. Dicevo, a parte questo, tu hai fatto un riferimento giusto, cioè, allora, apro una piccola parentesi. Il libro è ambientato nel 2029 e lo scenario in cui si svolge questa storia, perché questo è un romanzo che si svolge a Bologna, con un piccolo noir, che si svolge però in uno scenario mondiale particolare, cioè uno scenario in cui l'Unione Europea è andata a farsi benedire, e la vera superpotenza che regge i destini del mondo è la Cina, ma soprattutto l'aspetto più clamoroso di questa società è che gli individui come noi sono quotati in borsa come le azioni, cioè ognuno di noi ha una quotazione che in base a determinati parametri che poi avremo modo di spiegare può salire o crescere esattamente come il mercato azionario. Tu dicevi c'è una cosa in qualche modo che richiama questo, è vero, cioè qualche mese fa la seriosa e riverita Bundesbank tedesca nel grande universo dei prodotti finanziari sempre più strani, incomprensibili, prima ci hanno parlato di derivati, poi gli swap, poi cose di cui secondo me anche chi ci parla non sa bene di che cosa sta parlando. Comunque dicevo, la Bundesbank ha inventato quelli che sono stati definiti i bond della morte, cioè dei titoli, definizione macabra, per definire delle emissioni azionarie che sono collegate a delle persone, cioè è stato individuato un campione di persone negli Stati Uniti tra i 45 e gli 80 anni e sulle quali praticamente si scommette, cioè più la persona vive e più tu puoi guadagnare, se la persona muore tira le cuoia velocemente ci guadagna la banca. Non vi sto a spiegare il meccanismo perché è una cosa un po' complicata, però esistono veramente, tant'è che c'è stato un mare di polemiche su questa nuova invenzione finanziaria. Ecco, questo ci può richiamare. Ecco, io prima di iniziare a scrivere questo libro manco lo sapevo che esistevano, quindi per dire come la realtà poi è arrivata a superare spesso la fantasia, questo è un esempio proprio, cioè, non avrei mai immaginato che potesse esistere un prodotto di questo genere. Ecco, infatti appunto cercavamo prima, abbiamo fatto un accenno ai parametri che definiscono appunto la crescita o la discesa di queste quotazioni, come anche lo stesso numero di amici su Facebook, i locali frequentati, cioè comunque i locali, le persone frequentate, però volevo anche soffermarmi sull'altro aspetto fondamentale di questo romanzo che tu giustamente hai detto, è un noir. Un noir che racconta appunto le vicende di questo giornalista, Alex Tanzani, poi mi dirai a tutti se c'è qualche cenno autobiografico, perché ricordiamo che tu sei anche giornalista, e che è alle prese con un suicidio che proprio suicidio non è. Quindi abbiamo un'altra, in questo contesto di questo thriller abbiamo anche un killer anarchico che vuole andare contro la società, ma è gli stessa vittima di questo meccanismo, perché anche lui si mette comunque in gioco, riprende le sue azioni perché dopo le quotazioni salgono, e quindi è prigioniero del suo stesso personaggio, e per quanto voglia combattere questo meccanismo, esatto. Però una cosa, un aspetto particolare qua, mi vorrei soffermare un attimo, volevo che tu ce ne parlassi, di questa miscela sapiente di generi, perché allora sì, ci sono degli aspetti molto tesi anche in questo romanzo, e il noir viene trattato benissimo secondo me, ma abbiamo anche dei momenti ironici spettacolari, come per esempio dei personaggi come quello di Sintesi, qui vorrei che tu aprissi una piccola parentesi, che è tutto il libro, però no? diciamo che è la spalla un po' comica sul malgrado del protagonista. Hai detto bene, no, tu hai detto una miscellanea di generi. Allora io apro un'altra piccola parentesi
ma veramente breve parentesi. Questo libro, io ho impiegato circa 25 anni a scriverlo. Voi direte, ma dopo 25 anni scrive la Divina Commedia, oppure vai a casa, cambia mestiere. In realtà è un libro che io avevo già concepito 25 anni fa, quando c'era il primo grande boom di borsa, nel senso che la finanza da algido Olimpo, no? di grandi giocatori, di grandi giocatori di borsa, di grandi investitori, diventava un po' un fatto quotidiano, cioè le persone comuni come noi scoprivano che esisteva la finanza, si poteva giocare in borsa, tu entravi in un bar dove fino a quel momento, a un giorno prima, si parlava di schedina di Toccaccio, di Bologna, Inter, di pronostici per il campionato, e improvvisamente sentivi parlare di azioni, di Pirelli, di Eni, di azioni che sono da comprare, sono da vendere, sono da tenere. Insomma, c'era stata questa ubriacatura folle, un po' dovuta al fatto che la televisione parlava di questa borsa che improvvisamente era esplosa, era partita come un razzo a tre stadi, andava in orbita, le azioni crescevano così, e quindi la gente si buttava, no? E il rischio era di trovarci, oltre che 57 milioni di tecnici della nazionale di calcio, 57 milioni di broker, perché tutti parlavano di borsa. Poi ci fu un crollo, forse salutare, molta gente rimase scottata, e l'idea di libro che avevo io, che era quello di raccontare questa umanità che si abbuffava al fast food azionario, crollò. Io volevo fare infatti un libro divertente. Ripresi in mano quest'idea anni dopo, tanti anni dopo, quando si affacciarono sulla borsa i famosi titoli tecnologici del Nasdaq, cioè parliamo dei primi anni, dei fine anni 90, primi 2000, insomma, che anche allora ci fu questa rincorsa, perché la gente dice, oh, ma ragazzi, in dialetto si parlava sulle bisco, perché io ho letto che qui adesso con internet questi qui vanno tutti su, bisogna comprare, e anche lì grande abbuffata. In quel preciso momento si verificava un altro fenomeno particolare, cioè l'avvento dei reality televisivi, cioè il Grande Fratello, altri programmi in cui le persone entravano in TV, vivevano il loro momento di gloria, avevano una fama spesso effimera, che durava un giorno, due giorni, però avevano lo stesso meccanismo, cioè questa improvvisa popolarità aveva lo stesso meccanismo delle azioni di borsa, cioè azioni sconosciute che partivano, andavano, guadagnavano 300% una settimana, trovavano un corrispettivo nelle persone. Vedevi un tipo sconosciuto che era il Grande Fratello, diceva, cantava una canzoncina che improvvisamente veniva ripresa da tutti i giornali, e anche lui, non so, improvvisamente diventava famoso, finiva sui giornali. Allora da lì nacque l'idea di questo parallelo uomini-azioni, no? Cioè che spesso, in definitiva, anche le nostre vite sono un po', no? Legate a fatti spesso di cui non siamo artefici, non siamo. Da lì nacque questo parallelismo, l'idea di scrivere dell'uomo azione. Tu hai detto, certo, c'è una miscelanea di stili, proprio per questo, perché l'inizio voleva essere un libro divertente, un po' ironico sul popolo che giocava in borsa. Poi la ripresa con quest'idea un po' fantascientifica degli uomini azione. E poi l'idea di scrivere, dico, vabbè, ma poi quanto vado avanti, quante pagine a scrivere, ok? Quando l'hai spiegato, ci vorrà qualcosa, devi tenere il lettore lì. Allora l'idea di inventarsi un thriller, un noir ambientato a Bologna, perché non ero capace di andare a immaginare chissà quali scenari finanziari quindi ho detto stiamo a Bologna, cioè conosciamo Bologna, trasformiamo un po', la facciamo diventare una Bologna del futuro, ma non troppo, e quindi io ho collocato questi personaggi, che sono personaggi molto normali, cioè hanno poco di fantascientifico, cioè non troviamo dei replicanti come in Blade Runner o chissà che, troviamo un nano che vive nel soppalco di questo giornalista, perché ho immaginato un futuro in cui le persone, pur di poter integrare l'affitto, affittano anche i sopparchi, e quindi ci sono i nani che vanno a ruba, dicono, oh, no, 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 e quindi i nani che diventano, no,
preziosi coabitanti di una società che è sempre vero. Stavo dicendo che cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Il nano. I nani, appunto. Quindi c'è questo nano che è un pazzoide, un po' morboso, assatanato, fa la collezione di bambole brazzo, ma sono quelle bambolette, no? Tutte cattive, piccoline, molto sexy, quindi lui si ritrova queste cose. Poi c'è una direttrice di questo giornale, io facendo un giornalista come Sara, non faccio fatica ad ammettere che ho pescato nel mio mondo, per cui ho avuto effettivamente nel corso della mia carriera una direttrice che un po' potrebbe ricordare questa. E poi c'è questo killer anarchico che appunto vorrebbe vendicare i deboli in questa società protesa verso la realizzazione, la massima quota azionaria, che quindi vorrebbe far giustizia di tutte le ingiustizie, ma pure lui rimane vittima di questo meccanismo perché diventa famoso, diventa il killer, siccome lascia una mancia agli investigatori, perché dice anche loro sono dei poveracci che si sbattono, non guadagnano niente, almeno gli lascio qualcosa sulla scena del delitto, e quindi diventa famoso, e come vediamo anche nella realtà, no? Quanti sono i personaggi negativi che a un certo punto diventano delle specie di adesso vogliono far scrivere un libro a non so chi, a quale serial killer, insomma. E quindi voglio dire, ho preso un po' anche dalla realtà, da quelli che sono i meccanismi già in atto nel nostro mondo, e alla fine ho fatto un cocktail, e poi vi direte voi chi la vuole di leggere, se il cocktail è riuscito oppure no. Ecco, tra l'altro tu hai detto prima che non sapevi magari immaginare per il futuro, hai preso spunto da Bologna perché magari avevi difficoltà a immaginare chissà quale scenario futuristico, invece secondo me questo è proprio un punto di forza di questo romanzo, perché da che io abbia memoria, cioè, Bologna futuristica non è stata quasi mai trattata, per quanto comunque ci siano solo determinati aspetti, non sia stato... Ecco, ti chiedo, è 2029, mancano 17 anni, e volevo chiedere la tua opinione, come pensi sarà il futuro di Bologna fra 17 anni? Mi fai una domanda da 1000 punti, perché se lo sapessi potrei guadagnare milioni andando in televisione. Ma io lo so, una volta ho digitato 2029 su Google, perché ero curioso di vedere quanti parlavano del mio libro, ed è saltato fuori un asteroide copierà la Terra. Dico, speriamo di no, speriamo che un po' più avanti. Io non lo so come sarà, secondo me il rischio peggiore è che sia uguale al 2012, cioè che andiamo avanti così in questa palude per altri 15, 16, 20 anni. Mi auguro che possa succedere qualcosa, sto facendo un discorso serio, mi auguro che il mondo possa cambiare, nel senso che io non credo molto alla previsione dei Maya che dicono che nel 2012 finisce tutto. Oltretutto questi, cioè chi predice il futuro, i nostri antenati, ma sempre delle gran sfighe, ma dico, chi la deve, potrebbe essere qualcosa di bello, cioè come dire, ah ma io devo finire, così faccio morire tutti, mi metto tranquillo, no? Una forma per esorcizzare la propria fine. No, io penso che il mio timore è che si vada in un mondo sempre più, in qualche modo, condizionato da poche elite, già oggi la finanza pretenderebbe di dettare destini delle persone, stili di vita, di decidere quando devi andare in pensione, di decidere quanto devi guadagnare, perché sennò i mercati si arrabbiano. Allora questo è un po' preoccupante, insomma, cioè l'idea che le nostre vite debbano dipendere da questa specie di sovrastruttura di chi manovra soldi che poi non esistono, no? Perché di fatto, perché voglio dire, ogni tanto ci sono questi crolli, perché esplodono delle bolle speculative, perché una volta la borsa corrispondeva al valore reale delle merci prodotte o dei servizi venduti, o comunque di un'economia che in qualche modo produceva reddito e prodotto interno lordo, no? Virtuale come internet. Ecco, oggi esatto, fa un po' paura questo mondo in cui poche persone alla fine possono determinare i destini del mondo, insomma. Io mi auguro che non sia così, cioè mi auguro che questo 2012 sia in realtà una rivoluzione nelle teste, una rivoluzione culturale, che la gente cominci a pensare in un altro modo, che possa veramente cambiare qualcosa, che ci sia più attenzione alla vita reale, adesso qui aprirei un discorso troppo grande, alla natura che stiamo distruggendo. Mi auguro, e mi sembra di capire, che qua e là qualche focolaio positivo ci sia, bisogna sperare, bisogna che si continui su quella strada. Io comunque nel mio libro finisco con una
con una sorta di catarsi in cui questo sistema crolla, ed è un crollo assolutamente positivo, cioè porta finalmente a una liberazione da questa, da questo sistema così un ritorno al prima, insomma, in cui la persona vale per quello che è, non per quello che dicono gli altri, o per le sue apparizioni in televisivo, o per il numero, tu mi dicevi prima, di amici sui social network, no? Perché tu oggi guardi, c'è già, io vedo già gente che si va e dice: io ho 6.000 amici, come dire, il mio patrimonio di popolarità, non posso andare in televisione, però su Facebook c'ho un sacco di audience, no? Questa è la tua prima incursione nel noir, o conti di spaziare in altri generi, oppure ti sei trovato bene con questo tipo di storia, con questa miscellanea, diciamo, oppure vorresti trattare più un genere specifico in futuro? Ma guarda, io sono anarchico come personaggio del mio libro, cioè io vado molto a giornata, tanto è vero che questo libro ha preso una direzione, è partito con una direzione, poi ne ha preso un'altra, poi ha continuato. Io direi che la mia vera peculiarità, credo di avere, è l'ironia, cioè a me piace divertire. Cioè quando io mi rileggo e leggo delle pagine e dico: vabbè, ma qui che non succede mai niente divertente, ho bisogno di inventarmi qualcosa. Quindi anche in un thriller, in un noir, ho bisogno di trovare sempre comunque un'atmosfera un po' surreale. Diciamo che quella è la mia vena. Certo, il giallo mi piace, però mi sono accorto scrivendo come devi stare attentissimo ai particolari. Cioè quando costruisci una storia, un romanzo, devi stare attentissimo a tanti particolari, perché tu dici: vabbè, ma tanto chi se ne accorge? Ma madonna, la gente se ne accorge. E credo come il lettore in realtà sia spesso molto più attento di quanto non sei tu a rileggere le pagine che hai scritto tu, perché tu ormai ce l'hai in testa e dici: vabbè, abbiamo capito, e quindi non fai caso. E quindi più vai su un genere tipo il noir, in cui tutti i pezzi, i tasselli del puzzle alla fine devono tornare, no? Devono comporsi, oppure rischi di scrivere un giallo da ridere, appunto, da ridere nel senso che scrivi un giallo che non sta in piedi. E quindi non lo so, io mi sento più orientato verso un tipo di libro così un po' sul divertente, perché il giallo, insomma, è un genere impegnativo, poi devi saper costruire l'atmosfera. Difficile anche scrivere un romanzo d'amore. Prima Sara ha detto una cosa molto bella, diceva: io nel mio libro ho voluto anche scrivere delle pagine d'amore perché voglio dare un messaggio d'amore, questo. E io mi ricordo che nello scrivere io ho messo dentro anche una storia d'amore, però per me è difficile, avrei voluto, se avessi conosciuto Sara, forse davo un colpo di telefono. Prima ho aperto una pagina e ho letto subito una cosa che aveva a che fare con l'amore. Ah sì? Sì, però bisogna anche essere capaci di dire, cioè sono più brave le donne, secondo me, nel discorso dell'analisi dei sentimenti, di tutte le sfumature che hanno i sentimenti, le emozioni. Io spesso ho fatto fatica, dico: adesso c'è una scena in cui ci sono loro due, lei cosa dice, lui cosa dice? E allora la mia compagna mi ha detto: magari che questa qui sembra una roba scritta da un pastore, con tutto il rispetto di persone, un pastore che non quindi devi inventare, devi essere un po' più curato nella forma, in quello che è la allora mi sono fatto aiutare da lei, perché probabilmente noi maschietti siamo meno bravi, insomma, magari siamo più bravi a inventarsi delle architetture strane. Ascolta, io volevo anche sfruttare, e questa è una domanda che faccio a entrambi, il tema futuristico del tuo romanzo, per collegarmi a un discorso più generale sulla letteratura. Appunto, adesso stanno uscendo tutti questi ebook, libri elettronici, questi audiolibri. Allora, voi, io chiedo, vi adeguerete a questo stile come scrittore di narrazione? Siete a favore degli audiolibri, degli ebook, oppure molto meglio l'odore della carta, sfogliare un libro? Prima chiedo a te. Personalmente io non ho ancora preso in mano un ebook, però voglio anche spezzare una lancia in favore dell'ebook, cioè io credo che l'ebook sia come un libro come tutti gli altri, come contenuto, tant'è vero che tu invece di sfogliare le pagine, cioè tocchi uno schermo, un touchscreen, no? E sfogli il libro in questo modo.
Certo, io farei un po' fatica all'inizio perché, come hai detto tu, io il libro sono abituato a toccare, poi io addirittura li distruggo, quando c'è un libro che non mi piace lo straccio, lo butto via, almeno ho la sensazione di dire proprio non mi faceva schifo questo libro, l'ho fatto a pezzi. L'ebook devi fare a pezzi il computer, non ti conviene, perché far buttare in malora 900 euro forse non è molto conveniente di un iPad. Però sul discorso del contenuto e quindi del fatto che i libri possono avere una nuova forma cioè possono essere letti anche attraverso un apparecchio come un iPad e non necessariamente tenuti e sfogliati, io ci credo, anzi può essere comodo, voglio dire, nel senso che, non so, sei in aereo e invece di dover sfogliare le pagine con, magari con lumicino, c'è cioè uno schermo già chiaro, ti leggi così, basta un semplice movimento e ti leggi il libro, insomma. Quindi io penso che benvenuti gli ebook, insomma. Invece tu, Sara, le storie d'amore possono essere anche ascoltate e lette sul computer o danno più emozioni sulla carta? Scusate, no, senz'altro l'ebook, come diceva Alessandro, ha le sue comodità, è all'avanguardia, eccetera. Io personalmente preferisco il libro perché per me ogni libro ha la sua vita, ma non è tanto per la copertina o per come è stato stampato, non lo so, ma mentre lo leggo... c'è un'atmosfera che mi lega a quel singolo pezzo di carta, no? Poi io a volte sottolineo, torno indietro, io sono un po' all'antica, no, però l'ebook sicuramente ha le proprie funzionalità. Magari, ecco, se io dovessi leggere, non so, un trattato, un saggio o qualcosa che ne so, che mi devo studiare, l'ebook sarebbe fenomenale. Una storia invece io continuo a vederla meglio sulla carta. Poi è un parere mio. Poi volevo dire un'altra cosa. Cioè, come tutte le rivoluzioni, quando arrivano sembrano sempre delle cose clamorose, no? Cioè, quando è arrivato il cambio automatico per automobili, dice, ma come? Io ho bisogno di cambiare. Invece la gente oggi usa il cambio automatico, il telefonino, anche quello, no? Era visto come... come fai a telefonare, ma come per la strada, oggi vedi la gente che addirittura hanno l'auricolare, vedi gente che parla, dici, ma che è un pazzo che parla così, perché c'ha... Quindi assolutamente, voglio dire, anche l'ebook fa parte di quelle rivoluzioni che adesso guardiamo ancora con un po' di diffidenza, di sospetto, perché secondo me prima o poi, come è successo già negli Stati Uniti, si imporranno anche qui. Però vorrei solo aggiungere, è vero, però ecco, io spero solo che non vengano proprio eliminati i libri, ecco. No, perché, ma chissà, magari non dico nel 2029, ma... nel 2000 e... cioè, esatto, magari ecco lì forse il libro non ci sarà più. Mi fa venire in mente una cosa, tu hai detto... Io non ci sarò più neanche. I libri eliminati, mi fa venire in mente un famoso romanzo di Raymond Bradbury, che è scrittore di fantascienza, morto qualche mese fa, che era appunto Fahrenheit 451, dove i libri venivano eliminati, ma perché si voleva eliminare la cultura. E allora in questo romanzo di fantascienza giravano... dei vigili del fuoco alla rovescia, cioè che giravano invece per spegnere gli incendi, andavano per bruciare i libri, arrivavano con questi lanciafiamme e bruciavano intere biblioteche. E allora per salvarsi questa l'umanità, cioè quei pochi che ancora volevano leggere i libri, si trasformavano in uomini libro. Cioè c'era, non so, personaggio che diceva io sono i promessi sposi, tu io sono Delitto e Castigo, tu io sono la Divina Commedia, tu io i Miserabili, cioè ognuno imparava a memoria un libro e poteva declamarlo a un altro che a sua volta, in questo modo si salvava la letteratura, perché sennò i libri andavano a rogo. Ma io credo, mi auguro che questa situazione, cioè che sia appunto un tema di fantascienza che come Wright Bradbury ha sviluppato molto bene, perché ovviamente non si verifichi mai, perché senza... provato quasi. Qualcuno, beh, insomma, qualche anno, qualche decennio fa, no? I famosi i roghi nella Germania ci hanno provato come. Faccio allora una piccola provocazione. Tu prima hai detto che ci adeguiamo a tutto, ci siamo adeguati al cambio automatico, ci abitueremo alle book, comunque agli audiolibri. Allora andrà a finire che alla fine l'umanità si adeguerà anche a una possibile quotazione in borsa dell'essere umano? Normalità. Sì, però alla fine c'è sempre un fattore, il fattore umano, che alla fine per fortuna vince sui tecnicismi, cioè chi è che alla fine accetterebbe poi di essere
cioè scoprirebbero le rivoluzioni, dirò che tu sei già, cioè hai guadagnato il 30% e perché io ho perso 10, chi l'ha deciso? Il mercato chi è? No, voglio dire, sicuramente è un meccanismo che oggi sotto sotto c'è, ma che è a livello così di immagine, è una metafora, però che le persone siano un po' come le azioni, questo si sa, nel senso che basta vedere, appunto, mi ricollego alla televisione, no? Personaggi, primo che mi viene in mente è Fabrizio Corona, non so, adesso poi mi dite cosa Fabrizio Corona, è un bel burdel, come si dice, però cioè, è sempre sui giornali perché fa delle cazzate, perché si mette con uno, perché e allora lui è famoso, ho capito, però io preferisco non essere famoso e chiamarmi Alessandro Goldoni, cioè mi sta bene se uno è famoso perché si merita la fama che ha, se parliamo di Alex Zanardi che ieri ha vinto senza l'Olimpiade, no? con le biciclette a mano, allora mi sta bene che lui sia famoso, ma se parliamo di un cretino che va in televisione e sa sfruttare un po' i meccanismi della popolarità e me lo ritrovo su giornali, nelle interviste, allora questo meccanismo c'è, però voglio dire, per fortuna ci sono anche gli anticorpi. Ecco, io penso, poi concludendo, che non bisogna cosa, non ci si deve mai abituare al fatto che magari questi incontri non vengano magari fatti in un futuro in videoconferenza, perché non si potrebbe poi sentire veramente, conoscere bene gli autori e quello che vogliono comunicare nei loro lavori. Quindi io ringrazio Alessandro, ringrazio Sara, e se avete qualche domanda per gli autori sono a disposizione.